Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci con la recensione di una nuovissima collezione, l'aeronautica militare, la collezione ufficiale. Stiamo parlando dei grandi aerei d'Italia nella collezione del centenario. Infatti in occasione del centenario dell'aeronautica militare che ci sarà nel 2023 si rivivono i 100 anni di volo tricolore con modelli storici e contemporanei per ripercorrere l'affascinante storia dei velivoli con la coccarda tricolore. Ebbene, in questo video tutorial faremo l'unboxing dello speciale prima uscita fascicolo più modello che troviamo in edicola distribuito dalla Centauria al prezzo di lancio di 3,99€ e faremo l'unboxing del primo modellino, eccolo qui nella sua fustella, l'Aerofighter Typhoon. Bene ragazzi, siete pronti per questo unboxing? Allora iniziamo. Aeronautica militare. E prima di iniziare con l'unboxing mi raccomando, lasciate un super like ai modellini dell'aeronautica militare e al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora vi ricordo, quest'opera è distribuita in edicola dalla Centauria e questi modellini sono per collezionisti e per modellisti. Allora, proprio negli ultimi giorni abbiamo pubblicato tantissimi speciali prima edicola. Abbiamo pubblicato il numero 1 di Mazinga Z, alto 75 cm, andatelo a rivedere, il numero 1 di Gig Robot d'acciaio, alto 70 cm, il numero 1 della Fiat 500 rossa e ultimamente abbiamo pubblicato anche il numero 1 della mitica Yamaha M1 di Valentino Rossi. Mi raccomando, viva il modellismo, andate a vedere tutti i nostri video. Ok, detto questo, iniziamo con l'unboxing, vai! Andiamo quindi a vedere quello che troviamo all'interno della prima uscita. Ecco qui ragazzi la guida all'opera, dove andremo a vedere le caratteristiche di questi modellini. Poi qui troviamo le offerte esclusive per gli abbonati che adesso le andiamo a vedere e poi troviamo il fascicolo numero 1 dedicato all'Eurofighter Typhoon. Ok, proseguiamo per ordine e poi ovviamente ragazzi la fustella con il modellino di cui faremo l'unboxing a breve. Procediamo. Andiamo quindi a vedere l'offerta per chi si abbona subito. Allora, con il primo invio si riceveranno 3 uscite a soli 16,80€ anziché 41,97€. L'MB 339 Pan 60° anniversario, l'MC 27J Praetorian e poi il TF-104G e in più il raccoglitore per i fascicoli e in più in corso d'opera si riceverà il portachiave ufficiale in pelle, questo con il terzo invio. E poi c'è anche l'offerta premium aggiungendo soltanto 1€ in più rispetto al prezzo di ogni uscita a partire dalla ottava. Allora, si riceveranno quindi il crest in metallo smaltato con lo stemma aeronautica militare e poi il tornado IDS, guardate che bello, fantastico, 60° anniversario, 311° gruppo, scala 1-100, questo con il 12° invio e poi lo zaino ufficiale in nylon. Ecco qui ragazzi, diciamo offerte sempre vantaggiose per gli abbonati. Andiamo a vedere la guida all'opera di questa collezione, i grandi aerei d'Italia nella collezione del centenario. Eccola qui, aeronautica militare. Allora, in vista del centenario si ripercorre la storia dell'aeronautica militare con una collezione di dettagliati modelli che riproducono i velivoli più rappresentativi che hanno prestato servizio con le insegne tricolori, dai temerari biplani della Grande Guerra ai sofisticati protagonisti delle sfide dei nostri giorni, senza dimenticare macchine ed equipaggi protagonisti di esaltanti imprese aviatorie e di dolorosi sacrifici al servizio del nostro paese in pace e in guerra. Una storia affascinante di audacia, valore e tecnologia. Eccolo qui, prima uscita Eurofighter
Typhoon, quarto stormo, nono gruppo. Allora, stiamo parlando di modellini con dettagli di altissima qualità, livree esclusive, guardate che belli, profilati, accurati. Allora, andiamo a vedere alcuni esempi, eccoli qui, guardate che belli questi modellini. Allora, qui abbiamo il TF104G, poi abbiamo il Siai Marchetti S55X prima squadriglia. A proposito ragazzi, sul nostro canale stiamo assemblando il Siai Marchetti S79 Sparviero, andatelo a vedere, è una bestia, apertura alare 88 cm, un mostro. Poi abbiamo il Macchi MC72, spettacolare. Poi il Reggiane Re 2005 Sagittario 362esima squadriglia e poi l'MC27J Praetorian, bellissimo. E qui vediamo che sono tutti modelli realizzati in presso fuso di alluminio. Ed eccolo qui il primo fascicolo aeronautica militare dedicata all'Eurofighter Typhoon, quarto stormo, nono gruppo. Allora, vi ricordo che quest'opera è distribuita in edicola dalla Centauria e la collana è composta da 54 uscite, di cui il primo e il secondo numero al prezzo di lancio rispettivamente di 3,99€ e di 9,99€, mentre le uscite successive avranno un prezzo di 15,99€. Ed eccolo qui, l'Eurofighter Typhoon, il frutto dello sforzo congiunto di quattro paesi europei che hanno unito le loro capacità per realizzare un velivolo da caccia all'avanguardia. Quindi all'interno di questo fascicolo troviamo tutto ciò che riguarda questo aereo. L'armamento comprende un cannone a canne rotante da 27 mm in fusoliera, mentre 13 punti di attacco esterni permettono il trasporto di un carico bellico di 6.500 kg. Una bestia. Il Typhoon è un bireattore ottimizzato per il combattimento aria-aria con ala a delta e configurazione Conard, cioè con superfici di controllo anteriori a prestazioni da Mach 2 in quota e supersoniche a ogni altitudine. E qui troviamo la scheda riassuntiva con tutti i punti tecnici dell'aereo, molto importante per noi neofiti che non siamo esperti, quindi sono veramente delle schede informative molto interessanti. Cominciamo dal radar, qui troviamo il sistema a infrarossi per la ricerca e inseguimento, poi troviamo ovviamente l'abitacolo, il freno aerodinamico, la luce stroboscopica anticollisione, poi la presa d'aria per lo scambiatore di calore dei motori, qui ci sono le antenne e poi l'alloggiamento del paracadute freno, ugelli di scarico dei motori ad aria variabile, e poi il gancio d'arresto per atterraggi su piste corte e poi troviamo missili aria-aria, poi troviamo il contenitore, quindi sistemi di contromisura elettroniche di inganno dei sensori avversari, quattro piloni subalari per missili aria-aria a breve raggio e poi a seguire altri punti di attacco per missili aria-aria a medio raggio semi annegati e poi le prese d'aria ventrali per le turboventole Eurojet J200 e poi l'aletta Conard interamente mobile. Spettacolare ragazzi! E poi a seguire troviamo tutta la scheda tecnica delle caratteristiche dell'aereo. Quindi l'aereo è l'anno 1994, come abbiamo detto realizzato in Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna, quindi una collaborazione, un costruttore consorzio Eurofighter, motore 2 turboventole Eurojet EJ200 da 9.180 kg di spinta, spettacolare, apertura alare di quasi 11 metri, una lunghezza di quasi 16 metri, altezza di 5,28 m, superficie alare, peso a vuoto 11.000 kg, velocità massima, eccolo qui, Mach 2, quota massima operativa più di 18.000 metri, spettacolare ragazzi. Ok, detto questo non ci rimane altro che andare a fare l'unboxing di questo modellino, andiamo a vedere come è stato realizzato e le sue caratteristiche.
Ed eccolo qui l'Eurofighter Typhoon all'interno della sua fustella. Adesso andiamo a fare il rito dell'unboxing e lo andiamo a tirare fuori. Procediamo, ragazzi. Allora, qui troviamo subito il piedistallo, che poi lo andiamo a vedere. Adesso andiamo a tirare fuori il modellino e andiamo ad analizzare tutte le sue caratteristiche. Eccolo qui. Spettacolare. Wow. E come al solito facciamo una panoramica a 360 gradi per farci un'idea di questo modellino. Così a primo impatto mi sembra fatto molto bene. Allora, innanzitutto diciamo che questo aereo in forza al nono gruppo del quarto stormo di Grosseto, e praticamente questa è una versione con colori speciali, con decalcomanie speciali per festeggiare il raggiungimento delle 10.000 ore di volo sugli Eurofighter del quarto stormo. E infatti qui troviamo la scritta 10.000 ore. Andiamo quindi ad analizzare le caratteristiche di questo modellino. Allora, come abbiamo detto prima, è realizzato in pressofuso di alluminio e non solo, ci sono tantissimi dettagli anche in plastica. Allora, da quello che ho visto, le ali sono realizzate in pressofuso di alluminio, lo riconosciamo sia dal peso, dalla consistenza e dal rumore, mentre la parte sovrastante il rumore è più squillante, quindi stiamo parlando di plastica. Quindi diciamo che tutto il supporto inferiore del modellino, compreso le ali, è tutto un pezzo portante strutturale di alluminio. Invece tutti gli altri dettagli, come ad esempio l'armamento, le ali posteriori, queste sono realizzate in plastica. Allora, stiamo parlando di modellini realizzati diciamo nei minimi dettagli, quindi perfezionati al massimo per raggiungere quel grado di fedeltà al modello originale. Poi abbiamo detto che ci sono livree esclusive e poi anche profili accurati. Guardate il modellino 3D come si presenta, è stato realizzato veramente bene, con tutte queste superfici curve, guardate quanto è bello. Lo trovo veramente un modellino ben fatto. Andiamo a vedere la parte frontale del modellino. Guardate la punta, dove troviamo il radar multifunzione per l'individuazione dei bersagli e la direzione di tiro. E poi troviamo qui accanto l'aletta canard interamente mobile. Guardate come è stata realizzata sia la punta e il profilo delle due alette. Guardate, geometria perfetta. Andiamo ora a vedere nel dettaglio l'interno della cabina, eccola qui. Allora, diciamo che sinceramente io il pilota all'interno ce lo avrei messo, ci sarebbe stato veramente bene. Diciamo molto semplice, si vede soltanto il seggiolino catapultabile. Qui troviamo il sistema a infrarossi di ricerca e inseguimento. Andiamo ora a vedere i dettagli sulla parte superiore del modellino. Qui troviamo il tricolore rosso, bianco, verde, il codice del Typhoon 420.
Poi qui, come possiamo vedere, è appena accennato il freno aereo dinamico. A seguire qui troviamo la luce stroboscopica e poi qui in prossimità della aletta posteriore troviamo le prese d'aria per lo scambiatore di calore dei motori. Diciamo dei dettagli fatti veramente bene. MM7299, dove poi qui dietro troviamo anche l'alloggiamento per il paracadute freno e poi ecco l'alettone posteriore con la sua livrea e qui c'è diciamo tutto il sistema delle antenne. Questa invece è una panoramica posteriore dei due ugelli di scarico dei motori EJ200 ad aria variabile. Guardate che bello visto da dietro, anche i dettagli e anche i colori utilizzati molto diciamo originali, caratteristico, fatto molto bene. Continuiamo poi con questa vista da sotto del modello dove troviamo le prese d'aria ventrali per le turboventole Eurojet EJ200. Diamo quindi uno sguardo sulla parte diciamo inferiore del modellino, che la trovo veramente fatta bene, la parte dove troviamo tutti gli armamenti dell'Eurofighter, quindi stiamo parlando di missili aria-aria semi annegati, eccoli qui, poi troviamo ancora missili aria-aria e poi ancora quattro piloni subalari. Guardate qui che spettacolo, quanti missili e quanti armamenti che può trasportare. Ogni modellino sarà poi corredato del suo piedistallo per poterlo esporre, dove sotto troviamo lo stemma e poi il nome del modellino, quindi Eurofighter 2000 Typhoon. Allora, il piedistallo poi è corredato anche del supporto, che può essere montato soltanto in un'unica direzione perché come potete vedere qui c'è una nervatura di centraggio, quindi va montato per forza in questo modo. Quindi premiamo e lo andiamo a incastrare, eccolo qui pronto per alloggiare il nostro Typhoon. Sotto il modellino infatti troviamo questa predisposizione dove andremo a inserire il perno del piedistallo esattamente in questo modo, quindi il nostro diciamo modellino rimarrà sospeso da terra come per simulare diciamo il volo. Guardate che spettacolo, adesso andiamo a fare una panoramica sul piedistallo. Bene amici, ed ecco come si presenta il nostro modellino dell'Eurofighter Typhoon sul nostro piatto rotante. Allora qui possiamo ammirare tutti i suoi dettagli a 360 gradi. Guardate che spettacolo il modellino del Typhoon. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino dell'Eurofighter Typhoon nel nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale di modellismo MacGabry Collections. Allora, io vi lascio con questa fantastica panoramica e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!